quasi sole dove? Dai, c'è quasi sole. Ma va là, ma che sole, sole. Guarda che luce. Quindi, buongiorno, buongiorno. Tempo sempre una schifezza. Vediamo qua cosa c'è. Ci sono delle moto. Fuori ci sono 12 gradi. Come 20. In casa 21. Sole, questo sconosciuto. Che meraviglia stamattina. Dovrebbe essere in Val di Fassa, a Moena. Qui, qui. Dove? Qui. Sole, sole, sole. Destinazione Transilvania. Brep. I castelli di Dracula. Certo che quando c'è il sole cambia il paesaggio, mamma mia. Moto. Queste sono le famose chiese di legno, completamente in legno. Che spettacolo! Guardate che roba! Sì, qua. Questa è un'altra chiesa di legno, forse una delle più vecchie in assoluto. 1300, vero? 1300 dopo Cristo, ovviamente. Ecco, questa è un'altra chiesa di legno, del 1700 però, quindi è più recente di quella che abbiamo visto prima. Questa è stata costruita sulle rovine di un'altra chiesa distrutta dai tartari. Pensate, guardate quel coperto, che meraviglia. Però come si chiama questo monastero, Gabri? Barsano. Enorme sto posto, mamma mia, che spettacolo. Thank you.
ci sono cascati. Bene, siamo arrivati al campeggio Babu Maramures. A Breb con la B. Va bene, questo è per mettere in piano il van, ci abbiamo messo mezz'ora. E non è in piano, pendi in avanti e a sinistra, pace. Ecco, la spedizione in partenza per la cena. Speriamo bene. Io devo fare buono. Raccolto del fieno a mano, Questi lavorano ancora, A mano. Io oggi quando ero per strada ho fatto una foto uno che rastrellava e lei gli ha detto: vieni qua. Un bel mucchio di letame. Ah, attenti, non so dove mettere i piedi. Ma non lo vedo mica dove metti te. Siamo arrivati, mezz'ora di cammino e adesso si mangia. Il posto è carinissimo. Dai, dite qualcosa, dove siamo a bocca piena? Siamo impegnati a mangiare a bocca piena. Vabbè, stai là. Buongiorno. C'è qualcuno là? No. No, ecco. Oggi c'è una notizione. Ma grossa. Grossa, c'è il sole, mamma mia, che bello! Andiamo di qua. Wow. E apriamo il sipario. Ta-dam. Mamma mia, è una roba da occhiali da sole subito. Questa è la Transilvania. Stanotte Dracula non si è visto. Anche perché aveva messo un po' di aglio fuori dalla porta. No, scherzo, dai. Però, stati da Dio, un silenzio, una dormita. Che meraviglia. Guarda che bello qui. Dai, vampiro, vieni avanti. Ecco. Niente, ho sbagliato strada. Babu. Babu di Maramelus, non mi ricordo. Non so io. Enseguida. No, la izquierda, la derecha, la izquierda. De nada. Bene, risveglio di prima mattina, altra chiesa di legno. Guardate un po' sta scala, è a occhio una decina di metri, forse anche di più. Ma anche qualche piolo, eh. Mamma mia, che roba.
forse una centrale elettrica, a giudicare di tutti i fili che vengono via di là. Oh, è da un po' che siamo fermi sta fila qua, mamma mia, lunga lunga, tanto la Katia fa... taglio le unghie dei piedi. Le unghie dei piedi, che sono lunghissime. Manicure. Bene, giornata di sole spettacolare, è la seconda, quasi da preoccuparsi. Allora, oggi giornatone di trasferimento, abbiamo in parte modificato il programma di viaggio, dovremmo andare verso la strada più bella del mondo, come dice la guida. Poi vi dirò... Posso dire? Sì. Transfagarasan. Ripeti? Transfagarasan. Ecco, questo è il nome della strada più bella del mondo. Qui dovremmo trovare laghi, cascate, castelli, di proprietà di un certo signor, come si chiamava? Il Conte Dracula? Sì, il Conte Dracula in pratica, adesso il nome ce lo scordiamo. E... ecco, bene. E l'unica incognita è che è una strada che è chiusa da ottobre a giugno per le condizioni atmosferiche, è una catena di montagne che va fino a 2500 metri e niente, quindi oggi trasferimentone lungo 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 e poi domani ci aggiorniamo. Buongiorno da Sighisoara, dal campeggio da calcio. Allora, campeggio Aquaris, tutto appannato il vetro, ha fatto freddo stanotte, 12 gradi. Qua quanto c'è qua dentro? Beh, 20, sta bene, dai. Belle casettine. Bene, oggi dei sassoni. Oggi si va verso la strada più bella del mondo. Non sappiamo ancora se è aperto o chiuso. Ci hanno detto che in cima ci sono quasi 2 metri di neve. Ancora. E quindi sarà chiusa, però adesso proviamo, andiamo a vedere un paio di cose. Adesso c'è un trattore che ci viene addosso. Questa è una stradina secondaria, noi cerchiamo sempre di fare delle strade secondarie, appunto, perché che c'è una campagna spettacolare. Eccola laggiù, la chiesa fortificata. Guardate che meraviglia questo scorcio di questo paesino dei Sassoni. Posso fare una foto? Dai. Ecco, questo è l'ingresso, bello, bello bello, della chiesa fortificata di Biertan del 1572. Guardate l'orologio lassù in cima. Oh, yeah. Prima ho sbagliato la data. Queste sono le date di costruzione. Thank you.
Eccolo là, è arrivato Paolini. Con l'incedere elegante. Ma dai, va là. Questi sono tutti i percorsi dei villaggi sassoni, tutte le strade, le stradine che collegano i vari villaggi nella Transilvania. Bene, siamo arrivati al paesino di Viscri. Che non è neanche nella mia cartina. Che non è neanche nella cartina. Gabri dice, va, ci fermiamo qui a mangiare, ma mi sa che ci fermiamo a mangiare in casa nostra. A Viscri non c'è neanche l'asfalto. Questo è un paese unico, fantastico. Qui se tu togli le macchine, se togli le macchine è come un paese di 50-60 anni fa. Non c'è neanche l'asfalto per terra. Beh, l'accesso alla chiesa non è male. Sono in cima che parla. Ah, però speriamo che ci sia un ortopedico qua in zona. Sempre più difficile. Chissà se è passato il collaudo tutto questo. Queste assi speriamo che si tengano. No, è tutto collaudato. Sicuro? No. Io ho una paura, parte qui, mi fa. Certo, è andata a mollo con un'assi rotta. Le traghette. La testa, mi raccomando. La Coran. Siamo in cima alla torre. Attenzione alla testa. Wow, che meraviglia! La fortezza Rupea. Questa è l'ultima sosta della giornata, prima del campeggio. Una roba maestosa. Cetatea di Rupea. È una fortezza. Peccato che sia andato via il sole proprio adesso. Adesso saliamo, non so dove. Qui c'è una prima stanza. Qua turisti. Non è tutta sta roba, eh. È più bello forse da fuori, così. Sì, è più bello da fuori, dentro non dice granché. Decisamente. Boh, adesso che non c'è nessuno, filmo l'entrata. Voilà.
andare fuori un bel pieno a bocca per la strada più bella del mondo, forse. Ecco, quelli che si vedono là in fondo sono, è la catena dei Monti Carpazi, dove dovrebbe passare quella famosa strada. C'è la neve là in cima. Bene, gente, direzione campeggio, sempre per strade traverse, ovviamente, in mezzo alla campagna romena, sempre una meraviglia. Bene, siamo qua nel campeggio di Carta, ai piedi dei Monti Carpazi, e ci concediamo un bel lusso. Guarda qua, che spettacolo. Dov'è? Aiuto, eccoci. Bene, buon appetito a tutti.